Templari, Gesuiti e Vimana. Storie occultate. Chi ha fatto ricerche sa che i Templari sono stati i precursori dei Gesuiti. Ma prima di procedere alla visione del video, per una comprensione di base, è indispensabile conoscere la tematica riassunta in toto nella superlativa playlist Storia perduta della Terra piana, oltre alle scoperte di Fomenko con la nuova cronologia e non da meno Levitazione Viktor Grobennikov. Trovate tutti i video in merito attraverso il fornito indice alfabetico. Ricordo che è sempre a disposizione il libro Il risveglio a colori solo nel formato ebook, mentre nella versione cartacea è in bianco e nero. Dovete sapere che due sole volte il Papa ha soppresso ordini religiosi costituiti regolarmente e non succede mai nulla per caso. Nel 1312 si trattava dei Cavalieri Templari, nel 1773 dei Gesuiti. In entrambi i casi sono state le potenze di questo mondo ad imporre la soppressione di ordini scomodi. Per cosa non lo sappiamo. Un membro importante dell'Ordine di Cristo è stato Alexandre de Gusmão. Alexandre è nato nel 1695 a Santos, San Paolo in Brasile, che allora faceva parte dell'impero portoghese. È stato un diplomatico coloniale brasiliano considerato uno dei migliori del suo tempo, soprattutto per il ruolo che ha avuto nella negoziazione del Trattato di Madrid del 1750, quando Portogallo e Spagna stavano tentando di delimitare i loro possedimenti territoriali in Sud America ed in Asia. Ha promosso la nozione che ogni Stato doveva avere il diritto di delimitare i territori che venivano occupati. È stato uno dei primi diplomatici che ha proposto l'idea di usare i confini naturali, le forme geografiche, i fiumi o le catene montuose per stabilire i limiti fra gli Stati. Fu segretario particolare del re di Portogallo Giovanni V e ministro delle colonie d'oltremare. Seppe ottenere dal Papa, per i sovrani portoghesi, il titolo di fedelissimi e per la sede di Lisbona il doppio privilegio del patriarcato e del cardinalato con onori liturgici quasi papali. Ha servito personalmente anche Papa Innocenzo I. Famoso per le sue abilità politiche, è stato anche il rappresentante portoghese a Roma. C'è un ulteriore piccolo dettaglio per cui è famoso Alexandre. Ha preservato copie di documenti del fratello prete Bartolomeo Lorenzo de Gusmão. Anche Bartolomeo ha viaggiato in Portogallo ottenendo il dottorato sull'allora legge canonica, che adesso si chiama teologia. Sarà un caso che tutti questi personaggi tengono sempre fra le mani il compasso? Una volta tornato in Brasile, Bartolomeo ha mostrato il suo interesse per la matematica e la fisica e nel 1709 ha richiesto un incontro col re del Portogallo cercando i favori reali per la sua invenzione, quella di aver sviluppato una macchina per navigare nell'aria. L'invenzione si chiamava passarola, che significa brutto uccello in portoghese per la sua somiglianza con un uccello. E la nave era piena di numerosi tubi attraverso i quali avrebbe dovuto fluire il vento, ma che era in grado di riempire i rigonfiamenti quando non soffiava. La navicella poteva sollevarsi e navigare nell'aria, anche quando non c'era vento, con potenti fragori. Si spostava grazie alla spinta dei magneti che si trovavano all'interno di grandi sfere metalliche vuote, le quali funzionavano con apparecchiature simili ai giroscopi. La prova di questa macchina era stata stabilita per il mese di giugno 1709. Bartolomeo ha condotto queste sue ricerche volando con la macchina passarola nel Castello dell'India, o Casa dell'India a Lisbona. Durante il periodo di queste scoperte, la Casa dell'India serviva come centro di gestione del commercio internazionale del Portogallo, dei territori delle sue colonie e delle sue industrie in Asia ed in Africa. I Veda indiani ed altri epici indù di quel tempo hanno fatto parecchie menzioni di macchine volanti spesso riferite come Vimana. Secondo quanto pubblicato, Bartolomeo ha fatto parecchi progressi con la sua macchina volante Passarola. È stato nominato come uno dei soli 50 membri dell'Accademia Reale della Storia del Portogallo e inoltre è stato insignito cappellano di corte nel 1722.
Poi si racconta che Bartolomeo è sparito dalla narrativa senza mai confermare che il suo apparato volante è stato creato. Il venerdì 20 ottobre 1786 il Times di Londra pubblica un articolo dove menziona Bartolomeo nella sezione delle mongolfiere, confermando che ha creato una macchina molto simile che ha presentato di fronte alla corte reale, la quale rimase scioccata per quanto hanno visto. Poi, nel giro di poco, la gente comune della città etichettò Bartolomeo un mago, dicendo che era posseduto dal male. L'articolo conclude che Bartolomeo abbandonò il completamento di ulteriori lavori sulla passerola, bruciando e distruggendo progetti ed appunti, per poi fuggire in Spagna e ritirarsi in vita solitaria. Tuttavia menziona il fatto che numerosi membri della corte hanno assistito al volo iniziale, compresi quelli provenienti dalla Francia che sarebbero tornati nel loro paese con nuove idee riguardo al volo con equipaggio. È stato riportato che il volo di Bartolomeo divenne famigerato tra i membri istruiti degli ordini cristiani di tutto il mondo. I gesuiti sono noti per aver chiamato Bartolomeo l'uomo volante e inoltre si racconta che abbiano impedito la perdita di tutta la sua opera inviando alcuni dei suoi manoscritti, incluso il suo disegno originale della passerola, a suo fratello Alexandre, membro dell'Ordine di Cristo. Sicuramente si trovano negli archivi dell'Ordine di Cristo con queste informazioni, così le opere d'arte sulla passerola sopravvivono ancora. In realtà è stato preso nel mirino dell'Inquisizione. Negli anni 20 del Settecento, nonostante i privilegi di cui godeva a corte, non riuscì a liberarsi dai problemi creati dalla Santa Inquisizione. Secondo le ipotesi, sarebbe stato perseguitato per essersi convertito al giudaismo e aver sfidato la natura e i disegni di Dio con il suo pallone volante. Ma il biografo Benedetto Calixto afferma che la causa intentata dalla Chiesa Cattolica Romana contro l'inventore non era correlata alle sue esibizioni aerostatiche. L'Inquisizione non si occupava delle scoperte scientifiche. Anche lo scrittore Afonso de Scragnol Taunay, studioso della vita del sacerdote, ha sostenuto questa tesi. Il problema era diverso. Gusmão si sarebbe innamorato di una suora, conosciuta come Trigueirina, con la quale il re Dom João V aveva forse avuto relazioni sentimentali. La corte portoghese era una canaglia generale. Gli intrighi compiuti dall'amante del prete lo costrinsero a partire per l'Olanda, racconta il brigadiere Arraguarinho Cabrero dos Reis. Da quel momento in poi si sa poco di dove si trovasse Gusmão. Fuggì dall'Inquisizione per alcuni anni e morì di tubercolosi all'età di 39 anni, il 19 novembre 1724 a Toledo, in Spagna. Sebbene si sia spesso dibattuto, sembra che l'idea di volare con un mezzo più leggero dell'aria sia esistito nella società centinaia di anni prima rispetto alla narrativa dell'idea attuale a cui si dà credito. Abbiamo avuto una navicella volante che si suppone veniva spinta da un magnete con l'uso del vento naturale e delle pompe ad aria, e questo non è stato solo documentato, ma esistono resoconti che sono sopravvissuti fino ad oggi con dei riferimenti precisi. Ho trovato qualche altra notizia sui giornali, come questa dal Waterbury Evening Democrat del 17 settembre 1931, dove hanno pubblicato che il contenuto di alcune lettere scritte dalla regina di Spagna, Isabel Cristina, alla madre, la duchessa di Oettingen, dove è andata a Lisbona ed ha assistito ad un paio di voli della navicella in aria. Nel primo Bartolomeo si è alzato con la passerola fino al terzo piano del palazzo e poi è atterrato senza incidenti. Nel secondo la macchina ha preso fuoco al secondo piano cadendo a terra e lui ha subito delle ferite. Il re ha interpretato questo incidente come un segno di Dio per questo esperimento contro la natura e la religione. Quindi decretò che Bartolomeo Gusmão avrebbe dovuto essere condannato a morte come chiunque avesse tentato di andare contro natura e il cristianesimo. Questo spiegherebbe perché ha dovuto scappare all'estero. Poi un altro giornale, del 3 agosto 1936, in un articolo che riguarda i francobolli, scrivono che è morto a 41 anni e non a 39 e che i suoi esperimenti non sono mai andati oltre ai progetti. Come si evince, nel giro di soli 5 anni le notizie attraverso i giornali sono cambiate. Tutto ciò che abbiamo appreso però sembra sia avvenuto nel 1709, quasi 75 anni prima dei fratelli Montgolfier, a cui la narrativa attuale attribuisce il merito di aver effettuato la prima ascesa in mongolfiera. Prima c'è stato Bartolomeo Lorenzo de Gusmão che ha creato un oggetto volante che a prima vista abbia usato anche tecnologie dimenticate come magneti, vento naturale, più leggero con voli nell'aria attraverso i cieli 315 anni fa,
e l'unico riferimento di questo arriva dagli archivi dell'Ordine di Cristo, i Gesuiti. Forse lo stesso segreto dei Templari perseguitati senza processi concreti, insieme a centinaia di artefatti e conoscenze nella storia nascosta e messi a tacere come la navicella magnetica Passarola del 1709, con delle informazioni riscoperte nel 1786 attraverso il Time. Potrebbe anche trattarsi di qualche residuo di una civiltà avanzata precedente, magari ben conosciuta dai crociati dei Cavalieri Templari, la ragione della loro caduta. Un saluto, Dino.